Ok, questa c'è, qua ci siamo. Mi sono accecato guardando la luce. Buon anno, buon 2020 intanto. Oggi parliamo del mio upgrade. Chi mi segue su Instagram, e nel caso non mi seguiste, c'è qua sotto il link in descrizione, non vedo perché non seguirmi. Comunque, tornando a noi, per chi mi segue su Instagram probabilmente ha già visto qualche spoiler, questa foto in particolare, ho postato qualche video di backstage dove mostravo la creazione di quelle mini clip che avete visto qua nell'intro di questo video. E eccoci qua con un nuovo video, primo del 2020, per parlarvi un po' di questo upgrade e in generale del futuro del canale, parte 2560, nel senso che ho già fatto un botto di video del futuro del canale, ma un po' di aggiornamenti, insomma, parliamo un po' di quello che sarà il 2020 su questo canale. Partiamo dall'upgrade, sono passato da due Mac a uno solo, questo è stato un po' un problema organizzativo, infatti ho dovuto lavorare un po' a risistemarmi la mia struttura dei file, come organizzo tutto, ho dovuto fare un po' di spostamenti, eccetera, backup, formattazioni e cose di questo genere, ma finalmente ho finito, sono pronto ad utilizzare il mio MacBook 16, è diventata la mia nuova macchina da montaggio. Un tempo montavo su un iMac da 27 del 2013 e avevo una seconda macchina che era un MacBook del 2017 che usavo invece per i progetti universitari e sono passato ad avere questo come unica macchina perché ho esigenze di trasporto, mi capita di andare in giro, editare in giro con l'università e altro, per cui volevo una macchina potente e portatile. Per cui in ogni situazione sono completamente a posto per montare, editare e fare qualsiasi tipo di operazione, cosa che il MacBook da 13 non mi permetteva di fare appieno. Per cui sono passato a questo MacBook 16, il base model, avete qua le specifiche, inutili che ve le spieghi, le avete già viste molto probabilmente più e più volte. Parleremo anche un po' di prezzo, parleremo anche un po' di perché secondo me questo Mac non è per tutti, ovviamente, e a chi è indirizzato questo Mac, onde evitare varie polemiche e cose di questo genere. E poi parleremo anche un po' del perché ho scelto proprio questo modello e magari un po' di consigli per voi se dovete cambiare computer, eccetera, o siete interessati a passare a Mac. Partiamo da perché il MacBook 16. Semplicemente appena uscito il restyling di un MacBook 15 che aveva avuto una serie di problemi, tra cui ricordiamo problemi dal punto di vista termico, problemi di tastiera. Problemi con la tastiera si erano verificati anche nel mio caso, ce ne sono stati diversi nel MacBook 15. Sono usciti una serie di programmi di sostituzione dopo il restyling del famoso MacBook 15 del 2015, mi pare quello ancora grigio, quello prima dell'introduzione di questo design dello Space Gray. Hanno fatto un passo indietro sulla tastiera facendo un ibrido tra i vecchi switch con questa sorta di layout. Questo è un bel ibrido, onestamente mi sta piacendo un sacco, anche se non è che mi desse fastidio la tastiera del MacBook da 13, però onestamente questa è bellissima. Touch bar devo ancora un po' abituarmi, devo ancora un po' capire bene come funziona, capire bene il suo utilizzo, è un po' difficile abituarsi, per cui vedrò, cercherò di utilizzarla nel mio setup. E poi al massimo smetterò di utilizzarla, vedremo insomma come funzionerà. Per adesso ho un setup che mi permette di utilizzare la tastiera del computer, un mouse esterno e un monitor esterno. Magari in futuro lo utilizzerò chiuso quando lo userò in casa, per cui tornerò ad una tastiera senza touch bar, a meno che non esca una tastiera con touch bar esterna, anche se per il momento ne dubito. E quindi insomma vi farò poi sapere il discorso touch bar perché ancora mi ci sto abituando. Nel caso foste interessati a una review più dettagliata, qualcosa di più dettagliato, magari le mie impressioni tra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così valuterò anche di fare quel video lì. Tornando a noi, fondamentalmente ero già abituato a vivere a Dongolandia, per cui sono abituato a usare adattatori di tutti i tipi, quindi non è un grande problema per me, però sono contentissimo della flessibilità che mi sta dando questa macchina perché appunto posso editare fondamentalmente ovunque, come avere una mini workstation a propria disposizione.
e l'SSD su questa cosa è pazzesco, l'audio è pazzesco, una cosa incredibile, non ve lo faccio sentire perché non potreste capire, cioè dovreste sentirlo, se potete andate in un Apple Store, andate a sentirvi qualsiasi cosa su questo Mac, perché hanno fatto un'ottimizzazione spettacolare dell'audio, e veramente impressionante, non ti sembra che esca, che possa uscire un audio del genere da un MacBook, e questo l'hanno detto un po' tutti i reviewer che ho visto. Io sono abituato con un workflow, il mio workflow è dal 2013 basato su Mac, uso Final Cut da anni ormai, dal 2014, e quindi mi trovo benissimo, quindi non mi vedo a switchare e a tornare indietro a Windows per il momento, anche se dovesse esserci un vero e buon competitor, perché a mio avviso non esiste un vero competitor per questi MacBook, non esiste secondo me sul mercato ancora un computer che non abbia il feeling di plastica così bello, unibody, alluminio, con uno schermo così bello, con la touch bar, oltretutto con la possibilità di avere fino a 8 tera di SSD, cosa impressionante, per cui potreste anche farvi questa configurazione e non portare mai più in giro un disco esterno, che è una gran cosa, visto che io sono pieno di dischi esterni, sono pieno di hard disk in generale, ma di questo potremmo parlare in un video futuro, soprattutto dei backup. Lo consiglio? Dipende molto, perché questo non è un Mac per tutti a mio avviso, perché semplicemente è un Mac che costa, è un Mac legato più al diciamo ai professionisti, a chi lo usa per lavoro, e quindi io siccome qualsiasi soldo abbia mai generato è stato fondamentalmente generato tramite un computer, lo vedo molto come un investimento, ci lavoro tutti i giorni, è probabilmente il dispositivo più utilizzato assieme al mio telefono, e quindi lo uso davvero tanto, e per me ha senso spendere su qualcosa che usi così tanto, mi sembra di percepirne il valore, poi ovviamente la percezione del valore di un qualsiasi prodotto ovviamente è soggettivo. Per il resto, che altro dire, siamo nel 2020, per cui abbiamo una serie di contenuti che continueranno ad uscire, le competizioni stanno arrivando, ecco uno spoiler della prossima. Ok, i capelli sono a posto, guardo dentro, vai. Ok. Come avevo già annunciato, c'è questa novità per cui non competerò in tutte le competizioni, ma in alcune farò solo da host e mi concentrerò sul video, questo per portare dei video dove magari intervisto un po' i fotografi, dove magari prendo più backstage, cose di questo genere, per dare un po' più di spazio ad altri fotografi di competere, per rendere la cosa anche magari un po' più imparziale, visto che capita spesso che magari ci siano dei miei amici che votino per me semplicemente perché siamo sul mio canale, oppure altra gente che fa così, magari anche non miei amici ma che votano perché sono sul mio canale, e appunto sarebbe più imparziale. Ovviamente competerò ancora io, ci saranno altri video in cui competerò io, anche perché il format in cui competevo io ha funzionato bene, quindi proseguiremo, semplicemente faremo un po' un mix di cose e avremo anche delle novità a livello di giudizio delle foto, ma questo lo vedrete quando uscirà questo episodio della seconda stagione. Sono molto carico per la nuova stagione della competizione, perché ci ho lavorato parecchio e spero possiate apprezzare. Per quanto riguarda il podcast, sta continuando, esce come al solito un episodio ogni 2 settimane, come per i video, alterno un video e un podcast. Il podcast lo trovate qua sotto in descrizione. Altra cosa, lo trovate sul mio sito, e il mio sito, oltre ad aver ricevuto un restyling, adesso si chiama anche piroz.com, questo perché voglio creare più sinergia tra il portfolio, il sito così, e il canale, per cui posterò poi risorse speciali sul sito che potrete andare a vedere, e per cui voglio un po' unirli e fonderli un po' di più e fare più un prodotto unico tra sito, podcast e canale YouTube. Per il resto io credo che per oggi sia tutto, vi ringrazio per l'attenzione, come al solito se mi seguite su Instagram non vi perdete alcun aggiornamento, potete anche condividere il mio canale, mandarmi uno screen in direct della condivisione, così vi mando dei preset gratis e per Lightroom, e niente, direi che per oggi è tutto, io vi ringrazio ulteriormente per l'attenzione e noi ci becchiamo alla prossima.